doveva accoglierci, doveva vederci. Ciao ragazzi. Eh? Eh sì? Nel suo ufficio? Un altro video si fa. No. Ah, dai. Eh? Ora facciamo una diretta. Per quanto facciamo un video. Spiega come fare a prendere un appuntamento quando il segretario non dà gli appuntamenti. C'è il sindaco, vedi? Che rappresenta la città, per chi rappresenta la città. Ciao. Ciao. Stefania. Chiedendo un incontro da due settimane. Infatti, e non si vede. Avete visto tutti i miei assessori? E non si vede. Peccato, ai quali non sa dare nessuna risposta. Quella, no? Faccio. È un'ordinanza sua. Allora ci dica qual è la risposta. No, non gli dico il suo appuntamento. Certo. E la sua segretaria non dà gli appuntamenti. Ma come, non è sull'agenda della signora? Bugie. Bugie. Simpatiche bugie a lei. Simpatiche bugie a lei. Ma lui non sa cosa rispondere. Ce lo dia lei, ma Due luglio. Ma è grottesco. Sì, 2 giugno, sì, siamo al 5. Abbiamo parlato con Turbanti la settimana scorsa, ha detto di chiamare la segretaria del vice sindaco per prendere l'appuntamento, è sparito. Sindaco, dove è sparito? Sì. È la sua responsabilità. Certo, infatti. È il sindaco della città. Sì, sì, sì. No. Ci si può fermare 2 minuti sulla 20? Chi è lei, scusi? È dell'ASL, comitato dell'associazione prima di Napoli. Anche se non fossi un rappresentante potrei essere un cittadino che si chiede. No, ma non si accetta quello di un cittadino. Questo non c'è vero. Il problema è questo. Perché queste persone che sono. Ecco qui, il sindaco della nostra città, Gorelli Colonna. Il sindaco a cui stiamo cercando di domandare cosa fare con lo sgombro di Giordano non ci dà risposta. Completamente falso, cosa bugie, diciamo? Menzogne. Menzogne. Ciao bella, ciao. Inaffidabili, bugie, menzogne. Dei suoi appuntamenti siete ridicoli, sono siete quasi 10 ore che stiamo lì aspettando. Ci sono dei cittadini, dei residenti che chiedono risposte e lei rifiuta di dare delle risposte alle quali lei ha dato un'ordinanza di sgombro e non sta dando risposta a queste persone. Sono cittadini residenti della città di Grosseto e lei deve far conto. Sì, siete molto, siete molto preparati, vedo. Certo che siamo, siete preparati, molto preparati a fare le chiacchiere. Siete molto preparati. Sicuramente più di lei che nemmeno si ferma a parlare con dei cittadini. Dove sono questi cittadini? Eccoli qui. I signori, se si presenta i signori, magari. E dici siete stanese, dici vai a fuori. Dove? E dove li mettiamo? Abito di anni. Dove li mettiamo? Dove vado io adesso? E questo? Ti posso spiegare io? Stiamo lavorando. Dici siete iscritto? Posso spiegare io? Questo non vi sta rappresentando, sì, sta sfruttando. Lei parli, sta sfruttando il vostro dolore. Ma vale! Per fare visibilità a chi? Prima è normale. Pensa ridendo e sorridendo. Nel 60 e nel 70 sono cittadini che ci sono. 10 ore di fuori. Che vedi di punto mio? Senza questa persona. No, io sono persona tranquilla e civile. Tu mi hai rappresentato. Ma dentro, in una situazione. Questo signore sta usando la voce. Ma faccia parlare. Io voglio. Senza questo signore la mia problema perché fa 15 giorni non c'è più per 15 giorni la problema è la mia, il problema ora la ora lo io faccio no ora la ascolto. Ride primo fuori e meno senza lo spiego signore 30 secondi io ascolto senza queste persone che utilizzano la vostra queste persone utilizzano la vostra allora ascoltami un po' quando si accogli lei il problema e dia una risposta ai cittadini così noi smettiamo. Dove sono le telecamere? Dove sono le telecamere? Ecco, se accogli lei il problema, ci stiamo lavorando da 60 allora giorni, giorno e notte. Ma sì, stavo come un cane, come un animale, stavo lì. Senza mi lasci 30 secondi. Per chi? Per l'ordinanza di che gli ha dato lei, sì. Ex sindaco era un po' più intelligente di lei, lo sa? Non lo sa. E guarda che ha fatto lui, che ha capito. Che ha capito? Perché se mi senti 30 secondi ti spiego e capirai. Lo sono venuto da Romania, io con Pulo, arrivato a Grosseto, ho preso una roulotte e sono andato lì a abitare abusivo. Non è andato così. Sono venuto così qui, stavo lavorando, mi ha portato la famiglia a una casa, sono stato sfrattato. E i miei bambini, 5 bambini, sono a Nomadefe ora. E a me tramite assenso sociale mi hanno mandato a abitare lì per un po' di tempo, per questo ordinato che è stata data, capisci lei? E è arrivato lì a fare che cosa? A mandarmi sul ponte
lascio i bambini a Roma del Fiume, vado nel mio paese, mi hai lasciato senza acqua, come? Non credo che questo sia il nostro intendimento. Ma quale? Voi ma voi avete titoli autorizzativi? Ma mi hai capito qualcosa di che sì, ho detto? Ma voi avete titoli autorizzativi per stare lì? L'avete? Ma questa base sono andato lì, persone in difficoltà, i tecnici che ha dato ex sindaco. L'ordinanza è scaduta nel 2016. Sì, e così sono arrivato. Non mi spiego, mi spiego, stiamo cercando. E quali sono? Dove sono? E ora che faccio? Mi dai 30 giorni per andare dove? Dove? Lo saprete, lo saprete presto. Dove? E mi lascio senza acqua, mi lascio senza niente, mi mando sotto il ponte. Che faccio? Dammi una risposta. Non è che mi lascio i bambini a Roma del Vecchio, vado. Ma non è il problema. Allora qual è il problema? Noi mettiamo in stiamo lavorando per la prima volta nella storia. E se io sto senza acqua, ce l'ho la luce e non ce l'ho. Noi stiamo lavorando per la prima acqua, volta da sette storia, giorni, ma la pagava l'acqua? E sette anni, nessuno l'ha pagato, è un errore dell'amministrazione. Ma la luce lo fa, è un lavoro pubblico non fatto. Ce l'ho pegato via la luce, ce l'ho. È una settimana senza posso acqua. Pagare anche l'acqua? Una settimana c'è gente senza acqua nella sua città. Ma la pagava l'acqua? Nessuno la pagava prima, di 17 anni. Sono 17 anni, sindaco. 17 anni, ora che cosa faccio? Sono decenni. Puoi rispondere, sì. Non so che dire. Ho spiegato. Ma domanda è, se lei avrà i titoli autorizzativi per stare in quel mondo, starà. Ora noi abbiamo la necessità di sgomberare l'area, che è un'area che non è destinata allo stazionamento permanente, ma è destinata allo stazionamento permanente per chi ha attività di spettacoli viaggianti. Se voi avrete questo tipo di attività, andrete. Non abbiamo attività, ce l'abbiamo un problema. Allora, dove si manda? Non lo so. Non si sa, eccola qua la lista. La detta, l'abbiamo detta. Ma scusi, ma se voi non avete titolo a stare in quel posto, ma perché non ce l'avete mai avuto e non lo avrete mai? Perché quella è un'area adibita allo stazionamento di spettacoli viaggianti. E dove mi mandi? È dedicata all'assistenza sociale. È dedicata all'assistenza sociale, all'emergenza abitativa. Che dai questa la risposta, lei è un po' nervoso. Detto così, e non l'avrete mai. Come non l'hai detto così? No, via, mi state provocando. Sto provocando. Solo che io ho spettacolo viaggiante. Lei ha un spettacolo viaggiante. No, ho avuto un puro problema. Soltanto che io ho spiegato. Io ho qualcuno che più di lei. È come anni. Dice, ne ho qualcuno più di lei. Dove in altra parte? Informi lei su cos'è la residenza. La residenza gli può dire dove ha la residenza. Informa lei su cos'è la residenza. Gli può dire dove ha la residenza. Informi lei su cos'è la residenza. Lo vedi che non sapete di cosa parlarci. Ma non è la residenza. La residenza si dà in qualunque caso. Appunto, dunque il cittadino. Nel mio caso chi si deve organizzare. Nel suo caso io le dico. Lei si preoccupa di attivarsi per conoscere il regolamento. Il 7 prossimo vetture faremo un consiglio straordinario dove faremo delle variazioni al regolamento per consentire in maniera chiara con i sottoservizi, quindi anche per una condizione igienica sanitaria migliorata per voi, sì, e poterci stazionare in ottemperanza al regolamento comunale. Il 10, il 6, l'assessore al sociale per voi andrà a Firenze per verificare se negli ambiti di una certa legge ci sia la possibilità di avere certi tipi di agevolazioni sulle emergenze abitative. E 10. Oh. E il 10 ci sarà un incontro con i sindacati in cui saranno chiarite le ultime cose. Fino al 10, signore, ok, abbiamo capito, grazie. Fino al 10 ci può dare un po' di acqua per lavare. Ma non sono io. L'acqua fiora dal 10 ci manda lei. Ma chi gliel'ha detto che dell'acqua? Acqua fiora e l'assessore. No. Sono una settimana che si anche per ma lo sto mettendo, ci vuoi ancora di ma lei ha un titolo per poter avere un allaccio legale dell'acqua? Ma posso pagare se no? Ma lei ce l'ha? Titolo perché? Il titolo autorizzativo per poter stare lì. Lo sai che lei è difesa tra me lei? E lei si dico io no. Non conosco te questi termini. Questa che mi sarebbe stato rifarla con lei in questi termini. Allora si faccia rappresentata a persone diverse. Queste persone qui stanno cercando. Ma perché mi chiudi la bocca con questi termini? Non fanno parte del sindacato. Non ce l'ho un problema. Ce l'ho dei sindacati base. L'autorizzazione non ce l'ho. Okay. Non una ma io dove ero? Mi scusi. Ma lei fa il suo io sono qui dalle 7 di mattina. Io sono qui dalle 7 di mattina e ci sto fino alle 20. No, c'ero, poi andavo via, poi tornavo.
parlavo. Però perché con queste persone erano lì dalle 9 e non ci ha parlato? Sono 8 ore che ha detto. Ho capito, ma non dire, allora ci vediamo a quest'ora. E di cerchiamo di vederlo, di avere un'idea. Sappiamo che delle ma non ci ha risolto la situazione. Qualcuno la deve risolvere. Al momento non si può risolvere. Ma noi abbiamo semplicemente a cuore queste persone che rimangono senza lavoro. Facciano il testamento. Ma paghiamo noi, non Lei non ha ben chiaro il concetto che quella è un'area. Quella è un'area adibita, ma c'è gente che ci abita da anni. Lei capisce, noi abbiamo capito, infatti è una situazione illegittima e illegale che noi dobbiamo sanificare. Ma non staccando l'acqua alla gente, ma l'acqua la stacca l'acquedotto del fiore. Sì, ma l'ha fatto, sì, l'acquedotto del fiore, poi ha chiamato la Capaccioli, ha chiamato il Coeso, che non si può responsabilizzare del pagamento. Ma perché stiamo parlando? Non hai spiegato niente. Lunedì avevamo preso un'impegnativa, giovedì, di prendere un appuntamento per parlare di questa cosa. Quale ieri cosa? Siamo questa cosa, questo sgombero, lo sgombero di chi non faceva parte dell'area dello spettacolo viaggiante. Trattare una separata. No, l'avete trattata voi in modo separato. Ma è una cosa separata. L'avete quella è un'area, separata. Un punto è chi potrebbe avere diritto a stare lì. No, c'è un'ordinanza nel 2015. Ma quella è scaduta. Lo so che è scaduta. Ed era ingiusta. Era ingiusta. Ma io sono stato anche troppo generoso. No, farceli sta per due non anni. Si può buttare fuori la gente in 30 giorni. Con 30 giorni. Che gli sgomberi li fate in 30 giorni e li prende a casa sua. Ma che vuol dire? È sindaco lei. Dai, li prende a casa sua. È lo Stato. Lei rappresenta lo Stato. Io rappresento lo Stato. Ma che motivazione è? Ma quale motivazione? Si riprenda lei. Ma se li prende lei. Ma che devo fare? È giusto quindi, ascolti. Allora, cittadino grossetano. È giusto quindi, chiedo ai cittadini di Grosseto. No, non c'entra nulla la legge. Ora glielo dice. Chiedo ai cittadini di Grosseto se è giusto che queste persone stazionino in una zona che ha diritto allo spettacolo di viaggianti temporanei, non avendo, non pagare. No, falso. Io sono stato messo dal comune in modo obbligatorio. Fino all'anno 2016. Beh, signori, sono stato invitato e lisciato come un scaduta nell'anno 2016 l'ordinanza contingibile urgenza della precedente amministrazione, quindi non è vero. Dove si va sotto il ponte? Dove si va? Sì, io sono stato invitato dal signore presidente Lei torni a casa stasera? Rimane il fatto che queste persone non spariscono. Quindi è giusto che queste persone possano spendere una certa quantità d'acqua nell'energia elettrica, non pagare le tasse e stare abusivamente sul luogo che non è adibito al loro stazionamento? E questo è giusto? Quello che è giusto è che queste persone abbiano una casa, perché la casa è un diritto, abbiano l'acqua perché l'acqua è un diritto. La paga la gente, paga la quindi è un privilegio, la gente quindi paga la casa è un le tasse, non è un la gente paga l'acqua, la gente paga l'elettricità, la gente paga la tassa di occupazione del suolo pubblico, loro non pagano niente da 10 anni, niente. Ma noi scegliamo chi non ha pagato e chi è stato coinvolto, perché io sono stato coinvolto in questa situazione
prima martellato dalla precedente amministrazione comunale, poi da voi, prima mi avete chiamato, mi avete lisciato con gatto, come un gatto, mi avete preso in giro e poi voi come un sì, preso, allora preso per il culo, sono meglio il mare umano. No, questo è quello che filmami invece, perché chiamate Striscia la Notizia, li si fa vedere. Io non ho paura delle denunce. Ma io non ho paura della legalità. Ecco, nemmeno io, ma nemmeno ho paura delle minacce e delle denunce. Sì, torna a casa stasera, i miei figli dormono da soli. Da soli dormono? Sì, e comunque prima mi è stato proposto la casa sgrottata e poi la fogna lì dove si sono i camion lavati. Non lo so se è una cosa umana e se non è una cosa. E quindi è giusto che lei stazioni in un luogo senza pagare le tasse. Io ci sono stato messo senza lì. Pagare l'acqua, senza pagare l'energia elettrica. Senza pagare allora lui deve cose le pagava. Ma infatti noi stiamo mandando via le persone con la finalità di riqualificare l'area una volta per tutte in maniera tale da poter consentire agli aventi titolo e agli aventi diritto di stazionare legittimamente di ma solo quando sono di transito e chi c'è stato messo obbligatoriamente a campare. Noi stiamo lavorando a delle soluzioni, ovviamente voi mi chiedete oggi delle soluzioni sulle quali io stiamo ancora lavorando. Ci stiamo ancora lavorando, è possibile dire che stiamo ancora lavorando? Ufficio senza stampare pagliacciati in mezzo, pagliacciate la fate voi. Allora noi abbiamo ricevuto loro, venite più vicini, noi abbiamo ricevuto loro con l'assessorato al sociale, con l'assessore alla sicurezza, siamo andati più volte a parlare con loro, hanno occupato un ufficio, quindi interruzione di pubblico esercizio, non abbiamo fatto niente, sono arrivati e non è che hanno parlato dei problemi loro, hanno messo le bandiere di riferimento delle loro sigle sindacali, quindi loro utilizzano la disperazione di queste persone per fare propaganda a se stessi, per migliorare la propria posizione politica. Perché se uno fosse stato veramente interessato a loro, se uno fosse veramente stato interessato a loro, non avrebbe avuto bisogno di interrompere il pubblico esercizio commettendo un reato penale su cui noi non siamo intervenuti e di affiggere le bandiere e scrivere sul giunco che c'era un'occupazione. Siete ridicoli. È quasi una settimana che io non mi lavo. E la gente che non c'ha acqua stasera. Non la danno a chi riferisce. C'è gente che non c'ha l'acqua da una settimana. Ma lo capiamo o non lo vogliamo capire? Gliela porti lei? Me l'ho portata. Allora, non basta, perché non gli posso portare un autoclave, capito? E io quindi che cosa dovrei fare? Dovrei violare la legge, secondo lei? Dovrei violare la legge? No, ho trovato un accordo con l'acquedotto. Ma infatti... Che responsabilizzi una parte comune, non un privato che si accoglie la responsabilità civile di tutto il campo. Ha capito, non ma è guardi, un condominio. Quello che noi abbiamo fatto e che l'acquedotto del Fiore ha fatto è stata una gentile elargizione rispetto agli abitanti di quel luogo, perché nessuno di quel luogo ha titolo e diritto a stare in via Giordania. E allora perché mi ci avete messo? No, perché ce l'hanno messa quelli della precedente amministrazione. Sì, ma voi siete lo scaricabarile. Hai straragione. Tirate fuori l'ordinanza e guardate quanto scadeva l'ordinanza. Il 7 settembre 2006. E quindi non è un suo problema se è del PD? Ma che cosa c'è? È sempre un suo problema, è il sindaco di tutti, l'ha detto subito. Noi stiamo risolvendo una situazione per tutelare la dignità umana. Sì, infatti si vede la gente per la strada alla fascia e senza acqua, e soprattutto senza acqua. Se lei l'acqua non la prende pagandoci le tasse e con un allaccio legale... Se a me mi fai smesso il contatore, io non ho rubato niente, amico, perché a me se mi mettevano un contatore io l'acqua l'avrei pagata. Ma lei non ha titolo per poter richiedere un allaccio, perché non ha titolo. Però per essere stato deportato lì il titolo c'era. Ma no, e chi l'ha detto? La precedente amministrazione. Lo scaricabarile. Ma non è lo scaricabarile, è la realtà, è la verità. Certo, la verità. Sì, ma la verità è anche che non si mette la gente alla fame e alla sete in questo modo. Però la soluzione, sindaco, è sgomberarli in 30 giorni e poi trovare una soluzione. Io, se voi evitate di essere strumentalizzati da persone che possono anche essere animate da
principi. Ma di cosa? E ci fate lavorare. Ma vediamo di lavorare. Lei sta facendo, ma lei sta facendo un discorso antisindacale, ma si rende conto? Ma lei ha giurato sulla Costituzione italiana. Costituzione italiana, giuro. Come cita l'articolo 1? Che c'è? Dai, ma che cazzo c'è l'articolo 1? La rappresentanza sindacale sa che vuol dire. Non ha avuto mai bisogno della rappresentanza sindacale. Non ho mai bisogno. Lo so, lei ha lavorato nella terra, lo sa. Non ridere, dai. Vede, questo è l'atteggiamento di una persona che viene qui col sorriso sardonico credendo di provocarmi. Questa persona sta utilizzando la disperazione di queste persone per la propria finalità di visibilità sindacale. Io ho risposto in tutte le sedi con gli assessori e vi dico che stiamo lavorando per risolvere la situazione. Per la prima volta nella storia della città di Grosseto. Allora perché siamo qua? Non lo so, secondo me perché lei, avete bisogno di cavalcare qualche onda giocando sul malcontento delle persone emarginate che non pagano le tasse, che non pagano la luce, che occupano abusivamente il suolo e che non hanno vita a stare lì. Voi non avete questi signori, allora lei mi risponda, questi signori hanno titolo a stare lì legalmente? Sì, secondo me. Allora faccia un ricorso, vada dentro. È un concetto diverso della giustizia sociale. Sì, vabbè, ora dai. Avete l'avvocato? Ci stiamo cercando. Che sono cose che a lei non risuonano nelle orecchie. Però io la chiamo l'arroganza del potere. Arroganza del potere, io la penso così. Ti dai una mano per vedere, lascialo parlare se ne l'arroganza del potere, no, cari signori. No. Questi signori stanno utilizzando le persone che hanno difficoltà. Ha risposto al signore. Il problema noi abbiamo già dato del potere. Sì, buona arroganza del potere. Rispondere con un'altra cosa. Alle domande fatte. Quindi lei, Michele Rossi, lei... prima mi dava del tu, ora mi dà del lei. Ma dai, diamoci del tu. Ma no, diamogli del tu. No, fu lei. È stato lei che mi ha invitato nel suo ufficio per più volte. Per vedere il sistema di questa faccenda. Io sono quindi, come vedete, cari cittadini, io non è che me ne freghi della loro situazione. Perché li ho chiamati. La risoluzione è che ci stiamo lavorando. Ci state lavorando. Buttandomi per la strada, senza acqua e senza niente. Ma lei ha titolo a essere lì? Legalmente? Allora, se non avessi titolo, perché mi avete chiamato? L'hanno messa lì. Sociali. E allora perché mi avete chiamato? Perché c'è lei ora come inviatore dell'amministrazione. Per conoscerla, per risolvere la situazione. Bene, dov'è la soluzione? Perché io non mi sono mai rivelato. La sua attività di officina che ha a cielo aperto di quelle sue bellissime macchine. La mia attività, io non ho regolare. È un'attività regolare. Sono macchine mie private. Sono macchine mie private. La legge non. Ora se è proprietà privata di no, 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 attenzione. Ma sei attenzione. Allora state tranquilli. Un momento, calma. Allora, il signor sindaco mi ha fatto una domanda alla quale mi fate rispondere gentilmente. Sono macchine mie regolarmente intestatamente, mia proprietà. È mio figlio. Quindi nessuna legge mi può imporre di toglierle o di venderle. Se mi voglio tenere 20 macchine, me le posso tenere e nessuno me le può vietare. Lei di che cosa ha paura allora? Che mi state buttando per la strada? No, perché se lei sta legalmente in quella posizione non deve avere nessun tipo di paura. Ma io non ho paura. Non credo proprio. Io non ho paura. Fatemi vedere dove sta scritto quello che dice lei. L'ordinanza di sgombero sta andando avanti. Noi vogliamo delle risposte immediate. Voi avete tutte le risposte che volete perché avete parlato con l'assessore Migli, avete parlato con la Capaccioli. Questo tavolo quando lo apriamo? Il tavolo è già aperto, c'è un regolamento del Consiglio in variazione il giorno 7. E che io ho prontamente convocato in via straordinaria, stiamo lavorando da tantissimo tempo per trovare una sanificazione, una legalizzazione della vostra situazione. Perché noi siamo l'amministrazione della legalità e non possiamo accettare condizioni di illegalità. Se voi siete legalmente Io sono convinto che lei sia legale. Io sono illegale? Illegale. Quindi allora mi denunci. Legale. Quindi lei non ha nessuna paura perché noi siamo l'amministrazione della legalità. E l'acqua come bene, intanto però mi dite se la strada è senza acqua. L'ordinanza dice questo, animali, non è che mi dicevo vieni. Allora forse tanto legale non è. Bisogna vedere i punti di vista. Ma legale, no, per lei. Cioè, ma cos'è la legalità? Non è caldo però mi fa. Diventeremo tutti delle saponette. Ma per lei c'è una differenza? Il caldo saponifica. O si in qualche modo identificano i due concetti di giustizia sociale e legalità o no?
Per lei c'è un filo oltre il quale è necessario andare per garantire la giustizia sociale? Ed è quello che stiamo facendo. Perché non diamo una risposta subito bloccando lo sgombero? Ed è quello che stiamo facendo. Sì? È quello che questo stiamo facendo. Facendo. Noi però stiamo cercando. Bloccando lo sgombero. No, bloccando lo sgombero. No, finisco il discorso. Ecco. Quello le sto dicendo. Ripristinando quella che è la situazione. Perché voi siete stati lì? Qual è il motivo? Se voi siete stati lì legalmente. Perché per 17 anni? Io non ci volevo andare, io sono stato per garantire. Per 13 anni questa questione non è stato un problema, adesso è un problema. Perché? Te lo spiega? Non lo sa, ma lei è il sindaco, mi scusi, lei non lo sa. Dal mio punto di vista, perché l'ha deciso lei? Non hanno fatto una buona opera di giorni. Come ci ha messo 30 giorni per effettuare un'ordinanza di sgombero, ce ne mette 3 per farne una per bloccare. Ma voi lì non ci dovevate stare. Perché no? Perché non avete titolo. Ma chi? Ma cosa vuol dire questo? Infatto lei sta parlando. Avevo dei problemi se c'aveva un titolo. Dammi un altro spazio. Non sa assolutamente chi sono. Non mi ci presenti. Benvenuta a Salvatore, piacere. Asia USB Grosseto. Esatto, noi difendiamo queste persone come un sacco di altre persone in questa città. Allora mi domando, se lei difende, che non siete siete persone ragionevoli. Io mi domando, se voi volete veramente difendere queste persone e non sfruttare il loro disagio, la loro necessità e la loro fragilità, come mai occupate? Che a noi nessuno ci parla. Perché non ci rispondete. Ma nessuno ci parla con loro, non ci rispondete. Queste persone sono mesi che su altre situazioni falso. Abbiamo chiesto un incontro alla Mille, ma non è vero, la Mille vi ha ricevuto, vi ha ricevuto il mio vice sindaco, il mio vice sindaco vi ha ricevuti, l'assessore Mille vi ha ricevuti e non ci ha convocato all'incontro. Non ci ha ricevuti, l'abbiamo costretto a farla venire perché siamo rientrati con la forza, se no non ci vediamo. Allora io capite come funziona, non misteriamo la realtà. Allora capite come funziona. Ma se si sono presentate solo nel momento in cui allora si permette io adesso in diretta vi dico che fisso un appuntamento con voi il giorno 2 luglio. 2 luglio dopo lo sgombero? Prima non posso. Non pensa che sia importante questa questione in questa città? Molto importante. E allora perché non la risolviamo in questa settimana? Ci vediamo domani. Allora a domani, dai, arrivederci. Grazie. Allora più venite e meno fate il bene di queste persone. C'è bisogno dell'acqua stasera. Siamo a questi livelli. Troviamo una soluzione, almeno mettiamo pace. Ma non dipende dal sindaco della città di Grosseto. Chiamate Carli, chiedi, dite che va messa all'acqua. Chiamatelo voi. L'abbiamo già fatto milioni di volte. Che è un problema dell'amministrazione. Che è un problema che deve sentire l'amministrazione. Ha fatto un contatore su un individuo che non può accollarsi la responsabilità civile di quest'altra gente, no? Quindi serve una terza parte, che è il coeso. Lei ha detto un'inesattezza dal punto di vista giuridico amministrativo. No, certo, potrebbe. Ma non è obbligato. Ma si può ammettere una responsabilità? Non lo vuole fare. È colpa del sindaco. Ma no, certo. Non è che è colpa del sindaco. No, certo. Sì, certo. La responsabilità anche sua. No, certo. Punto. Scusa. Tranquillo. Il problema della responsabilità è che, come dicevo prima al sindaco Cagresti, le immagini, lo sappiamo. Mi dà un fazzoletto, se no mi devo soffiare il naso. Lo sappiamo benissimo che nel 60-70% delle cause civili che ci sono in Italia sono beghe di condominio. Immaginarsi la situazione di un campo dove ci sono situazioni di etnie diverse, situazioni di economie diverse, se non vengono fuori delle beghe moltiplicate. Okay? Allora, adesso questa persona qua ha torto o ha ragione, ma giuridicamente da un punto di vista formale dice io l'acqua la do a chi vuole. Persona che ha un titolo evidentemente ad avere avuto gli ha fatto la cerimonia, è come quando da piccoli c'era quello che ti diceva la palla è mia, gioco qui, faccio giocare chi voglio io, ti veniva voglia di dargli uno schiaffo. Io vi domando al parco Santo Stefano è un cavillo, è un attimo Matteo, ma utilizzate quel cavillo, andate dalle persone, è antipatica quella sta cosa qua. Il problema lì è un po' serio, cioè io mi devo regalare l'acqua? Questa possibilità io ve la do dicendo di andare, siccome le cose si possono fare solo se io vado alla fermentaria, compro, mi ascolti, mi faccio finire la questione tecnica. Se io vado alla fermentaria e compro un tecontatore, lo attacco a un tubolo flessibile che questo conteggia la rovescia, no? 10 euro, 12 euro costano. Uno viene là, fa il conteggio, c'è da pagare tot e queste persone li tirano ma fuori. Ma la luce si paga la luce, no? Come pagano la luce? Cioè, però è una volontà.
d'emergenza, di come vuoi tu, no? Scusa, mi è scappato il fuoco. No, quando il ragazzino che andavi al parco a Santo Stefano. Ah sì? Sì, non ti ricordi, ma io mi ricordo. Che discorso? Umanità. Con la U maiuscola. O noi abbiamo questa comprensione, diciamo che siamo il sindaco di tutti e di tutti. E adesso, indipendentemente che poi il 17 o il 18 voi avete deciso di sgombrarli, ma per almeno 12 giorni ancora, questa sacrosanto bene primario che l'acqua, gliela vogliamo dare o non la vogliamo dare? Perché se gliela vogliamo dare, ok. E viva il sindaco di tutti. Sia... Se non gliela vogliamo dare. Ma lei capisce che io non ho il potere di violare la legge, lo capisce o no? Sì. Ma lei lo capisce o no? Ma questo? È ovvio. Lei ha fatto un discorso giustissimo, coerente, ragionevole. Umano. Ma lei lo capisce che io non ho la possibilità di violare la legge? Se queste persone non hanno un titolo autorizzativo a stare lì, io non posso violare la legge e fare in modo che loro abbiano l'acqua. Gli viola un diritto. Ma non sono io che violo niente. Se io violassi qualche cosa. Non si allontani, perché lei ha fatto un ragionamento interessante, no, io non so, e le sto cercando di rispondere. Allora, io non ho il potere di infrangere la legge, perché lei pensa che io goda nel vedere queste persone senza acqua? Lei pensa che io provi piacere ad avere queste persone senza acqua? Io sono dispiaciuto tanto quanto voi, tant'è che io da oltre 2 mesi mi sto dedicando per 8 ore al giorno a risolvere il vostro problema. Anche noi. Capito? Quindi io non posso, lei non mi può chiedere a me di far andare l'acqua in salita o di violare una legge facendo un allaccio che non è legittimo. Però lei è stato il sindaco, potrebbe per esempio chiamare il COESO per sapere. Per il periodo di transizione della riqualificazione infrastrutturale e la creazione dei sottoservizi come amministrazione comunale, visto che ci sarebbe stato un momento di carenza di approvvigionamento idrico, abbiamo previsto l'approvvigionamento idrico. Non è vero, assessore della sicurezza? Per questo periodo qui, purtroppo, la situazione a causa di chi, ve lo voglio dire, fammelo faccia dire, a causa del fatto che voi avete spettacolarizzato questa situazione, mi fa parlare, posso parlare? Però lei mi deve far parlare, no, se voi non aveste spettacolarizzato la situazione andando in televisione, andando in televisione a campagna di diritti che non avete, non avreste sollevato l'attenzione di tutti gli enti. Non avreste sollevato l'attenzione di tutti. No, non è un ricatto, è colpa nostra. Adesso è colpa dell'Asia. È colpa dell'Asia se loro non hanno l'acqua. No, ho detto che se voi non aveste spettacolarizzato per finalità di elevazione della propria immagine sindacale, sfruttando queste persone, probabilmente saremmo arrivati fino al 18. Credo di poter ipotizzare questo scenario. E invece le rispondo che noi siamo insieme a queste persone e gli abbiamo dato semplicemente lo strumento della voce. Sto cucinando anche stasera. Lo strumento della voce. Gli abbiamo dato la voce. Gli abbiamo dato la possibilità. Ma allora le domando, siccome io provengo dal sindacato. Ho capito, ma mi parlate tutti insieme e non mi fate mai parlare. E mi interrompete. No, ora voglio parlare un attimo io. Io vengo dal sindacato. Lo so come si muovono i sindacati. A tutti i livelli. Quindi se voi aveste veramente voluto risolvere il problema loro, non avreste occupato abusivamente un ufficio pubblico interrompendo il pubblico esercizio e affiggendo dappertutto le bandiere del vostro cosa riferimento sindacale. Fare, avreste dovuto fare la stessa cosa con meno spettacolarizzazione. Chiedendo appuntamento. Ma io, lei mi deve provare davanti a tutti quelli che ci stanno guardando che io avrei rifiutato di incontrarvi. Il vice sindaco l'avete incontrato. Aspetta, fammi finire. Senza appuntamento il mio vice sindaco Luca Gresti l'ha ricevuta. Sì, e poi dopo e successivamente ma evidentemente volete dare la possibilità all'amministrazione di avere un po' di tempo per affinare certi meccanismi? Noi seguiamo voi. Ma non seguite voi. Voi non seguite noi. Ma come no? Se Agresti mi dice ci vediamo domani e non mi parli. Ma con te, e il giorno dopo non ci ho parlato anche troppo. Ho capito che stai lì solo mese e stai provocando e stai minacciando. Io con te ci ho parlato anche troppo. Se c'avevo 20 anni mi ha detto cosa mi succedeva. Niente, c'avevo 20 anni e mi rapportavo con uno di 20 anni come se te, che vuole provocare e basta. Ora è una situazione. Ora è una situazione. Ma il sindaco della città. È una situazione.
che gli date più noia a loro che vi fate voi, infatti più casino per risolvere il problema a loro. Lo dice lui, a me, lui non ha il rispetto individuale, è una persona, no, ora si finisce, ora si finisce, ascolta, ascolta. Si dà una risposta, una cosa, siamo in una situazione di legalità e quello che tu fai, va bene? Fino al 17. Ma come si fa a sentire? Dovete avere pazienza. Che vi sgomberano felicemente. Una cosa fuori da via. Togli acqua, signore, un po' di acqua. Non dire ci sgomberano felicemente, te, per cortesia. Che vuoi provocare? Vuoi provocare? È il dato di fatto. È il dato di fatto. Non è così. Io soffro tantissimo. Io soffro tantissimo per questa situazione. E la stiamo cercando di dare questa soluzione. E voi dovete avere pazienza, perché noi ve la daremo una soluzione. Compatibile con le leggi, con la volontà. Ecco, ma pensa che non ci sia volontà di regolarizzare questa situazione? Ma cosa sta insinuando? Se no, ma sono mesi che stiamo lavorando su questa situazione. La metta sul banco questa volontà. Ma non dipende da me l'acqua. Dovete andare alla chiusura. E loro ci vado a lei. Sì, come si può? Siamo andare via da questo maledetto sgombo, va bene? Si riesce a fare una chiamata all'acquedotto del Fiora? Ma le faccio e c'è ora, in questo momento, no. E dire che per questi 12 giorni io non mi posso. C'è dell'acqua lì in quel campo. Io non mi posso sobbarcare una competenza che non è una mia. Una bomba sociale che ma andate, andate all'acquedotto del Fiore, ma l'abbiamo già fatto. C'è una bomba sociale. Dipende dall'acquedotto del Fiore. C'è una bomba sociale. Oggi si trova un'occupazione. Ma lei lo capisce, ma lei lo capisce che io non posso allacciare un contatore se non c'è un riferimento di legge che mi consenta di poterlo fare. Questo lei, allora se lei mi porta, se, questo infatti l'amministrazione comunale, ha previsto di farlo nel periodo di transizione della riqualificazione. Cioè ora manca 10 giorni. No, no, lo sgombero c'è tra, mi sembra scala 18. La gente con la sete. Ma la gente con la sete è un casino, sì, cioè ma si incazza, un'automotte riesce a mandarle in questi 12 giorni prima dello sgombero? Posso verificare, posso verificare se è possibile. Sì, se è una cosa sì, per favore. No, io sono non sto parlando fuori. Io se sono agitato è perché sono 9 ore che sono lì fuori che l'aspetto. Ha fatto il punto e si è comprato la casa. Come c'è cittadini, certo, ma c'è anche altra gente, tipo me e tanti altri. Ci sono i servizi sociali, c'è l'emergenza abitativa. Lei ci vuole andare al Poggio Ape? Il Poggio è una risposta? Non è una risposta. Ma lei c'è stato, no? Immagino. Certo, ma non per una questione di come la mia amministrazione si sta, ma è sovraffollato. Io l'ho fatto. Vogliamo io. La mia amministrazione. Ma non fare quella fascia ridicola, dai. Ma cosa, ma chi pensi di prendere? Ma te davvero a 24 anni pensi di pigliare in giro me? No, ma dimmi la verità. Dimmi la verità. Io volevo dire la vostra. Ma vuoi rispondere su? Ma vuoi rispondere su? Quali sarebbero queste tematiche? Il fatto che lì non c'è stacco. Non c'è là, va bene. Sì. Ce la facciamo a portare una autobotte d'emergenza per questi 12 giorni? Poi se li può ha detto fuori. Domani la verifichiamo. Domani verifichiamo. Sì. Okay. Allora. Se è possibile lo faccio. Si può avere una risposta? Ho detto se è possibile. Sì, se è possibile. Si può avere una risposta? Ti dobbiamo chiamare. Ma cosa? Se sì, ma sì, cosa? L'autobotte. Ah, quando? Ora vediamo. Io vi chiamo e cerco di capire se è possibile. Va bene, i contatti ce li abbiamo. Possiamo fare. Non mi guardare così. No, no, non so, io no, ora lo so che non mi stai prendendo in giro. Lo so che ora, però non mi guardare così. Io vi dico, io vi dico che sto io sono 12 ore che mi occupo di tutti i problemi. Secondo me avete durato meno fatica voi di me. Questo è un problema. E noi si sta solamente parlando di questo. Allora, io le sto dicendo. Lei come si chiama? Di Fiore? Come si chiama? Allora, Di Fiore. Noi stiamo cercando come amministrazione di risolvere un problema annoso che nessuno aveva mai osato affrontare, non so per quali motivi, non mi interessa, non voglio fare politica.
Sicuramente quella è una zona che ha una destinazione urbanistica particolare, riservata come stazionamento e carriaggio per chi esercita l'attività di spettacolo viaggiante, su cui c'è un regolamento comunale che noi andiamo a modificare il prossimo 7. Il prossimo 7. Stiamo cercando di trovare soluzioni, stiamo rigenerando e riqualificando l'area, dotandola di sottoservizi e facendo quei lavori che per tanti anni sono stati promessi e non sono mai stati fatti. Certamente è una cosa complessa, tutti noi siamo sconvolti da questa cosa perché sappiamo la ricaduta sociale e la situazione che vivono queste povere persone, tutti noi siamo perfettamente a conoscenza del problema e dalla mattina alla sera o io o i miei assessori, i miei funzionari e dirigenti lavoriamo per risolvere. Lei mi ha detto dell'acqua, io le dico, l'acqua, posso informarmi, ma non è detto che io riesco a ottenere un risultato, non è detto che io domani vi possa dare una risposta affermativa. Va bene, lei è molto umano. Allora, io posso verificare domattina insieme al mio vice sindaco se è possibile in questo periodo, okay, però ricordatevi che comunque sia adesso io quell'area la devo liberare, sì, bene, perché la devo pulire, la devo sanificare, la devo legalizzare e legittimare. Trovi una soluzione per noi nel frattempo, no? Sì, basta. Ma non che ci metti sotto il ponte, trovi una soluzione, no? Gli assistenti sociali non c'è altro. Gli assistenti sociali dicono arrangiati. Posso dirti una cosa? Dove vado io? Io poco fa ti ho chiesto, ci vuoi andare in emergenza abitativa? Lui mette tutte le mie cose. Ma non ci vuoi andare? Si apre un altro capitolo. Ma ascoltami. Lo sa meglio di me. Ascoltami. Io posso avere simpatia per lui, che è venuto al moto dato me. Ma io non posso fare le cose che non sono legittime, lo capisci? Ma lo sono per una cosa. Non è legittimo per lei, ad esempio, aprire, oltre che aprire questo tavolo. Lei lo sa cosa le posso suggerire? Le posso suggerire, siccome lei è una persona che si vede che ha studiato e che è intelligente, allora lei mi porti un'ipotesi di normativa, noi non tarderemo a fare, un'ipotesi normativa che ovviamente potrebbe consentire nel caso in cui fosse compatibile con i regolamenti dell'amministrazione, mi faccia finire, farle aprire un nuovo piano di edilizia popolare in questa città, che probabilmente questo avrebbe. Allora di cosa si parla? Sta parlando che a volte, ma si metta lei questa giacca e mi risolva lei il problema. È una taglia diversa, è 62 questa qui, lui è 48 scarpe, a parte le cazzate, va bene, c'è il regolamento, non lo prendo. No, i regolamenti a volte superano il problema. Cioè lei mi sta dicendo che io devo essere illegale? No, non sto dicendo questo. Trovare dei cavilli. Ma non è che buon senso, Michele. Non è buon senso. Posso finire di dire quello? No, tre volte ho cercato di piano lo presenteremo. Questo senza dubbio lo presenteremo. Si può trovare i cavilli. Cioè io non credo che la gente non lo voterebbe. Ma non mi interessa di essere votato. Non me la metta su questo piano. No, è un problema che può riguardarla. Però dicevo, a parte quello, io credo che la gente a posto di stare a guardare il cavillo legale su dove è sbagliato eccetera, sta a guardare la piccola problematica sostanziale, no? La realtà. E allora, noi si sta solamente sostenendo questo. Fino a un certo punto, fino a un certo punto, vediamo qual è questo. Fino a un certo punto, vale contro legge. Allora, lei deve sapere che quello che lei sta chiedendo l'amministrazione lo sta già percorrendo. C'è stato un intoppo sull'acqua, glielo dico, e questo ovviamente se io l'avessi saputo avrei fatto uguale, perché non è che possa consentire un approvvigionamento illecito, anche se è da 13 anni che c'è, io non lo posso autorizzare nel momento in cui scopro che c'è. Coperta, la mancanza idrica. Ho capito. Per coprire quella mancanza idrica ci sono due soluzioni. Sono persone su case mobili. Si possono trasferire per un certo periodo. Però ci sono delle quindi non hanno la revisione, non hanno il collaudo, non hanno l'assicurazione, non hanno. Non sto dicendo questo. Allora ragazzi, ma un ponte avrebbe risolto il problema. Gli stessi hanno comunicato nell'ultimo incontro con un autobot. Il fatto che sono alcuni mezzi fermi da tanto tempo, con assicurazioni pagate, con tanto di bollo. Ma secondo lei, scusi, ma sono ferme, devono spendere. Come si chiama di nome? Salvatore. Senta Salvatore, ma se questi mezzi sono fermi e hanno stazionato illegittimamente in una zona, è colpa del sindaco. No, nessuno ha detto stare in quella zona in questo momento. E allora questo ragazzo allora 12 anni fa, 13 anni. No, è tutta una serie di ordinanze. Se tutti sono illegali, ora non possiamo fare un sindaco che non ha titoli e TLA, perché non ci sono titoli, non ha detto niente.
Per ora non ci sono, allora, ma noi stiamo creando il presupposto. E fatti emergenza perché sono ancora lì, capito? Questo è questo. Sì, ma la risposta non può essere metterli in mezzo a una strada. Ma non è la risposta. O dagli il poggio. Sono spettacoli viaggianti. No, non sono solo questo. Ho capito, però lei mi deve capire che ci sono anche loro che non sono giostrati. E quindi si sono insediati abusivamente? No, ma sono insediati loro. Sono tutti abusivi. Sono abusivi anche giostrai. L'ha detto lei. In questo momento non hanno titolo. E allora, invece di regolarizzare il tutto soltanto per i giostrai, bisogna regolarizzare la situazione per tutti quanti e dare finalmente una risposta di emergenza abitativa anche a loro, che non sia il poggio, ma non perché il poggio ci fa schifo, ma solo il poggio, ma perché il poggio è sovraffollato e già gente da lì andrebbe spostata da altre parti. Noi un piano di edilizia il mio popolare, il mio assessore Mirella Milli, il mio assessore Mirella Milli sta già verificando con grande diligenza, e lei è una persona che ha un cuore che voi neanche ve lo immaginate, tutti i quadri normativi locali e regionali, e il 6 andrà a Firenze e il 10 farà una riunione in cui sarete invitati come sigle sindacali per verificare la possibilità di creare una soluzione alternativa. Noi stiamo cercando di risolvere tutti i problemi. Però ora è l'acqua. Io per l'acqua vi posso dire che posso domattina verificare. Domani come facciamo a avere la risposta? Vediamo noi lì. Ma non c'è bisogno. Se volete. No, ma c'hanno anche il mio numero. C'hanno il numero dell'assessore. Chiamiamo te? Chiamiamo lei. E domattina verifichiamo. Okay. Ora me la fa dire quella cosa, perché sono stato interrotto prima. Come ti devo chiamare? Michele Rossi? Allora, lei ha giustamente detto che sono al lavoro, ha fatto un mutuo, mi sono comprato la casa e mi sono comprato la macchina. C'è anche gente che ha fatto qual è lei, qual è me, si è ritrovata lo stesso per la strada. E potrebbe succedermi anche a me. Può succedere a chiunque, esatto. E magari lei oggi ha questa macchina e domani gli devo dare una delle mie biciclette, non si è amate. Anzi, me la tenga da parte, perché se continuo così mi sa che è quella più robusta. Sì, quella robusta. Vai. Ci sono stati, gliela fate. Ora a parte le battute, per drammatizzare un attimo. Comunque lei è molto intelligente e molto coerente, perché quando venne da me mi diceva che non sentiva da un orecchio, invece lei sente da tutte e due le orecchie. Sì. Ma mi fa piacere, sarà guarito, meglio per lui, no? Una volta c'è, meglio. Se ci sono loro che urlano, invece, parlano, però qui è tutto nulla e per te non mi capisci. Sto facendo una fatica enorme, a parte gli scherzi, dai. Infatti tre volte cerco di chiedere la parola, hai ragione, scusami. C'è anche gente che come me, come tanti altri, pur lavorando una vita e avendo pagato tutto quello che doveva pagare, si sono ritrovati per la strada. Io ho grande rispetto per queste persone. Non è giusto dire che uno è illegittimo, c'ha l'officina abusiva, perché io lì ho le mie poche proprietà che sono riuscito a salvare, quindi io di officina non c'ho proprio niente. Però quindi te non abusivo, vuoi, non c'ho nulla. Ascoltami, posso risponderti? Prego. Ti vuoi affidare te ai servizi sociali e all'assistenza sociale? Sì o no? Mi hanno proposto di sbarazzarmi di tutto e io le mie cose non le lascio, ma nemmeno se passate sul mio cadavere, perché sono le mie proprietà, non vedo perché le devo risparmiare. Se lei gli dicessero da domattina te lasci la Maserati e vai giro la bicicletta di Ape, da domattina lasci il podere e vai a stare al poggio insieme a tutti quelli che ci sono, lei li sarebbe bene. Ma le sue macchine sono regolari? Certo. Non deve sapere allora, niente. Non deve sapere niente. Tutto pagato. I suoi vigili. Allora io non capisco la paura di Michele Rossi. No, ce ne sono paura. Se non gli diamo una soluzione alternativa, la sua paura è reale. I vigili, se è vero che fanno bene il loro lavoro, se controllano, le vedono tutte le mie targhe. Non ha niente da temere, Michele. Quindi, no, l'ordinanza non ha niente da temere. Dove scrive che i mezzi sono in stato di abbandono? Perché dove è scritto? Nell'ordinanza. Se l'ordinanza è scritto, quindi ci sono. Sono tutti perfetti i mezzi, ce n'è qualcuno. Allora, forse la proprietà non vuol dire che uno deve avere il mezzo perfetto, perché se lei ha questa macchina e gliela struscia un camion. No, io prendo la macchina perché questa è qui, perché è una Maserati del cazzo, e ne parlo. No, te ne intendi e ti piace. Sì, no, è una Maserati del cazzo, perché è Maserati del cazzo nel senso buono, è la parola, non nel senso offensivo. Non è certo una Indy del 70, no? Vabbè, ecco, le Maserati vere erano altre. Però se lei gli piacesse di tenerla su, diciamo, tutta ciombata, è la sua proprietà, è legittimo. Sì, ma è la sua proprietà quella? Io sto parlando di automobile. Sì, ma è la sua proprietà dove sta stazionando lei? Le macchine sono parcheggiate, sono assicurate, mi ci ha messo il coesto. Ma no, le ho fatto un'altra domanda. Lei sta parcheggiando nella sua proprietà? O nella proprietà del comune? Il comune, però, no? No? Il comune ce l'ha messa, le lo ripeto, perché lei è una persona
che hanno grande manualità, io ti conosco benissimo, perché venivi alla mostra a Scambio, a Potevo. Mi conosceva benissimo, ascoltami. Si sarebbe degnato di venire un attimo a casa mia. Ascoltami. E vedere un attimo quello mi fai che parlare? Mi fai parlare? Rispondo a quello che sta dicendo, se mi lascia parlare anche a me. Però ora se mi sono dimenticato quello che ti volevo dire. Se lei si fosse degnato di venire a casa mia, no, se si fosse degnato. Perché che mi dai dello snob? Mi stai dando dello snob? E fallo parlare. Perché se lei si fosse ma degnato se di snob, venire sarei qui da mezz'ora a parlare con se voi. Se lei si fosse degnato di venire un attimo a vedere quello che ragazzi, stato chiuso dentro le con 300 euro al mese. Forse avrebbe un attimo di no, ma scusa, perché io lavoro come una bestia dalla mattina alle 7 alla sera e ho tutta una serie di appuntamenti. Ascoltami, e ho tutta una serie di appuntamenti. Se voi arrivate senza appuntamento, io vi ricevo quando 15 giorni ve l'abbiamo dato attraverso il vice sindaco, attraverso i miei assessori. Va bene, ve lo do ora. In tempo reale vi do l'appuntamento. Oh, va bene? Va bene, vi do l'appuntamento. Luglio. Perché siamo venuti a prendere solo noi. Allora non te lo do. Dai, quanto è? 2 luglio. È buono, sindaco, fai buono. Va bene, ce lo dà questo appuntamento. Quando ce lo dà questo appuntamento? Ce lo dica. Allora, gli appuntamenti ve li abbiamo dati. Quando? Ma lo capisco. Con lei, ma quando parliamo? Ma perché ti perché sto ci dà delle perché ci lascia abitare nel suo ufficio. Allora, io il 7 mattina faccio un consiglio comunale. Il 7 mattina io faccio un consiglio comunale. Dove unico punto all'ordine del giugno? Ora c'è il 7. Il 7 giugno. Mi ha detto il 7 luglio. No, quello il 2 luglio ti avevo dato l'appuntamento perché guardando nel mio calendario per prendere appuntamento a me ci vuole 60 giorni. Per voi avevo trovato un buco prima. Ma non perché voi il vostro problema perché il vostro problema sia più inferiore. No, non è vero, perché io ho più rompicoglioni di voi tutti i giorni, sono più rompicoglioni di voi messi insieme. Ma adesso che ce l'ha parlato perché siamo i provocatori. Beh, siamo qui a parlare. Eh sì, è un quanti anni siamo lì? 24. Mi sembra che ne sto confronti non sono ora non sei provocatore, ora c'è la faccia sincera. Ma fino a ascolto, ma sono passato dall'ufficiale dall'entrata principale. Non mi sembra che sia stato provocatore nei suoi confronti. Sono sempre stato calmo e pagato perché anche prima. Ma infatti c'è stato un momento in cui non c'ero, amico mio. Ma da stamattina alle 8 e mezza. Ma io non. Vabbè, può darsi che la mia segretaria abbia cercato di liberarmi. Ma i suoi impegni che sicuramente ma c'erano, per questo non siamo qui a dire che cosa non era e cosa non c'era. Mi sono. Ci sta dicendo quindi il 7? Allora, il giorno 7, okay, prossimo 21, alle ore 8. Voi sarete lì, alle ore 8:30 ci sarà un consiglio questo comunale dove voi avrete modo di vedere il consiglio aperto, certo. Cioè, al pubblico. Intervenire no, al pubblico. E allora che incontro è? No, certo, noi vogliamo incontrare con voi. No. Vabbè, possiamo venire però, no? Ragazzi, non giochiamo sulle parole, dai. Possiamo venire, no? Perché sennò è già aperto al pubblico, non è che ce lo apre lei al pubblico. Da voi che non è che ce lo apre lei al pubblico, è già aperto. È già aperto, certo. Ma che fa? Ma allora che invito è? Madonna ragazzi, ci sta dicendo oh, quando ma, è. Ma avete il bicchiere mezzo vuoto. Ma non, vi sto dicendo quando è. E vi sto dicendo che essendo possibile assistere al pubblico, voi potrete venire e ascoltare tutto quello che l'amministrazione sta cercando di fare per risolvere il problema della Giordania. Poi vi sto dicendo che accanto a questo il giorno 6 l'assessore al sociale va a Firenze per cercare di capire le emergenze abitative, se ci sono degli spirali, perché io sono un sindaco di una città, non ho il potere di andare contra legge o di modificare le leggi, pur avendo la massima volontà di risolvere il problema, perché noi siamo i primi che veramente vogliono risolvere il problema, perché quegli altri avevano messo dei tamponi arraffazzonati e fatti male. Non pensa che noi siamo tanto felici di quello che ha fatto finalmente i toni ora diventano toni normali. Vada tranquillo che noi non siamo così felici, scriviamo quello che scriviamo. Però ragazzi, a me sinceramente parlando, io rispetto la vostra attività, perché la fate vedendoci. Però sì, non quando voi avete, diciamolo. Ma quello guarda, io faccio presidente della provincia gratis, con mille rischi, okay. E vi assicuro che anche il sindaco, certo, però a prescindere da qui, detto questo, a prescindere dalle persone, a prescindere da tutto, più di quello che noi stiamo facendo per rispondere alle loro esigenze e sistemare la situazione, trasformandola in una situazione di illegalità, una situazione di legalità, di trasparenza, di legittimità, noi non possiamo fare più di quello che stiamo facendo. Voi potete venire anche tutti i giorni dentro il mio ufficio, aspettarmi tutto il giorno. La sera io uscirò e vi dirò le stesse parole che vi ho detto. Ci stiamo lavorando, le cose si evolvono. Solo oggi per la vostra questione ho fatto due riunioni, solo oggi.
perché ogni giorno spunta un capillo, stiamo cercando di fare un bel lavoro, di affrontare la problematica a tutto il mondo. Vedrete quello che sarà. Noi, cioè, basta. Quindi io non so che dire. Se siamo un attimo scettici visto comunale. Come sono state affrontate queste questioni scettico. Da tutti quanti, compreso da questa amministrazione. Lei fa bene essere scettico, però lei deve anche capire che esistono delle regole anche nel parlare col sindaco, ma non perché il sindaco c'è una persona inarrivabile, stiamo parlando anche con chi queste regole le applica, cioè il sindaco sembrava abbastanza inarrivabile, cioè l'amministrazione comunale di una città, perché il signor sindaco, ma se incontri il mio vice sindaco, se incontri Fausto Turbani, se incontri l'assessore al sociale, sono me, loro sono me. Mi lasci spiegare perché ho detto così? Anche prima quando le ho detto buongiorno signor sindaco, quando sono dall'ufficio sono stato pacato, non l'ho aggredita assolutamente, anzi, e lei mi è sembrato abbastanza innervosito. No, posso dire perché? Perché vi siete avvicinati alla mia persona in maniera un pochino minacciosa. Ma mica le avremmo mai fatto niente di male. Guardi, signor sindaco. Volevamo fare due parole. Va bene, va bene. Facciamo finta che non sia successo. Sono io il bobo. Ma ti farmi mettere le mani addosso. Abbiamo fatto qualcosa di offensivo nei suoi confronti. No, però ora lui sta avendo un atteggiamento diverso da come stava avendo all'inizio. Io infatti lo sto ascoltando. All'inizio mi viene qui e mi sorride e mi deride, ma io devo farmi provocare da lui. Perché? Se n'è andato, è scappato. Perché voi vi siete approcciati male, cari signori. Vogliamo ricominciare da zero? Ricominciamo da zero? Abbiamo parlato di questo. Fammi sentire Michele cosa dice. Lei mi ha invitato nel suo ufficio, insieme a tutto il suo entourage. Perché stavo cercando di risolvere il problema. Esatto. E io come l'ho detto, e lo ripeto davanti a tutti, davanti al signor sindaco, io sono stato invitato dal signor sindaco per trovare una soluzione il meno difficoltosa possibile per risolvere il problema. Tutto bene. Allora, signor sindaco, io sono stato favorevole per la cosa, sono stato collaborativo. Bene. Allora, cosa dovrei pensare quando mi sono trovato recapitata questa ordinanza? Nel frattempo sono spariti tutti e non si è più potuto parlare di questa soluzione? Perché io non ho probabilmente detto io probabilmente lei deve sapere che l'amministrazione nelle sue figure, nelle sue persone, ha una capacità di intervento che può variare a seconda dell'emergenza, della distribuzione delle proprie forze e del quantitativo di lavoro che può effettuare. Evidentemente non abbiamo avuto l'attenzione o la possibilità fisica di occuparsi della sua questione in maniera prioritaria. Quindi io mi scuso. Dov'è che mi devo spostare? Perché mi sposto? Lo so. Ma ditemi dove, no? Ma non certamente per negligenza, non certamente. Arrivare lì con la ruspa e mi portate via tutte le mie cose. Allora, non certamente per negligenza né perché ce l'abbiamo con estrema calma. Non per negligenza, né per cattiva volontà, né per antipatia nei confronti di Michele Rossi. Perché prima mi avete chiamato voi. Semplicemente perché non è possibile fare tutto subito e contemporaneamente. Ci sono dei tempi. Troviamo una soluzione, perché se mi venite, se trovate una soluzione anche temporanea, dove metterti? Ci vado. E sono stato messo lì temporaneamente. Benissimo, mi dite, allora temporaneamente però lei... non piazzare un'altra volta. La sua questione è particolare, capito? Perché, perché dal mio punto di vista, e glielo dico anch'io davanti a tutti perché io voglio grande sincerità, quella soluzione che è stata trovata per lei era una soluzione. No, era una soluzione che non, temporanea, che avrebbe dovuto prevedere tutta una serie di lavori che la precedente amministrazione, in base a un piano, certo, di fattibilità, avrebbe dovuto fare per 260.000 euro, che non ha mai fatto. Ma siamo stati d'accordo. Che non ha mai fatto. Ma questo gliel'ho detto io per primo. Abbiamo degli strumenti, abbiamo servizi sociali. Quindi cosa può? Metto tutto quello. Ma lui non ne vuole usufruire dei servizi sociali. No, è che se i servizi sociali pongono uguale. Aspetta, a tutti pongono delle problematiche oggettive come l'abbattimento delle sue proprietà, c'è un problema oggettivo. Perché dovete distruggere le mie cose? Sindaco, lei riesce a fare da facilitatore con i servizi sociali? Perché noi abbiamo un problema oggettivo di difficoltà di relazionarci con i servizi sociali. Lei riesce a fare da facilitatore? Ma perché sono pochi? Ma io, signor sindaco, gli ho detto perché? Perché c'è un piazzale che non sia una pozza di fango, ci vado. Ma perché deve venire a Russo a portarmi via le mie cose? Fare da facilitatore, questo sarebbe una grande conquista. Perché noi stiamo avendo una difficoltà, perché noi gli faremo passare. Ah, ecco, precisiamo. Io le mie cose, signor sindaco, guardi. No, lascia stare, ce l'hai bisogno di.
Che cosa? Fa sapere? No, 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 grazie, grazie capo, grazie, grazie. Io, signor sindaco, le mie cose le ho pagate, non è che le ho rubate o le ho portate via a qualcuno, se le ho pagate e pago l'assicurazione. Michele, Michele, se tu hai una situazione di illegalità non devi avere nulla da temere. Invece l'ordinanza dice che praticamente, ecco, per fare lavori noi bisogna sgomberare l'altro. E va bene. E quindi lui si deve spostare. Il sindaco, io sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo un'altra cosa. Nell'ordinanza c'è scritto. Allora non si fanno i lavori. Non si fanno i lavori. Si trova la soluzione. E poi io metto anche tutto per la strada. Poi che succede? Si trova la soluzione. Ciao, ciao. Ma si regolarizza. Prima si trova la soluzione. E poi si fanno lavori. Noi siamo l'amministrazione della legalità. Vogliamo fare cose legali.